sto tornando di nuovo a Roma per fare un'altra trasfusione e questa volta però devo fare solo quello, quindi un giorno, due giorni. Aspetta un secondo. Sono a Benevento, sto per prendere il treno, sono arrivata in anticipo, ma non così tanto in anticipo. Sto tornando a Roma per fare un'altra trasfusione, ma questa volta ho pochissime cose da fare, cioè praticamente devo fare solo quello e andare in farmacia a ritirare i farmaci nella farmacia dell'ospedale. Quindi starò via due notti e un giorno e mezzo in tutto. Arrivo stasera a Roma, e domani faccio la trasfusione e dopodomani sono di nuovo qua. So già che mi mancheranno i cani, perché chiaramente adesso sono qua da due settimane, più di due settimane, quindi tre settimane, ok? E quindi mi sono abituata alla presenza dei cani e adesso sono sicura che mi mancheranno i cani, perché io mi abituo. Questa cosa ce l'ho sempre avuta e l'ho sempre chiamata nostalgia preventiva. Ed è quella cosa che ti viene poco prima, cioè lo sai che sentirai la mancanza di qualcosa e quindi io ho questa sensazione di nostalgia preventiva, ecco si chiama, io l'ho chiamata così, prima di leggere su un manuale che questa è la difficoltà del cambiamento. Secondo me, cioè, nostalgia preventiva è molto più bello, rende di più l'idea. Quindi vogliamo chiamarla difficoltà di adattarsi al cambiamento? Boh, chiamiamola così. Basta non opporsi, cioè questo è, sai che ogni volta che ci sarà un cambiamento in positivo e negativo, cioè non conta niente. Ti abitui alle cose, quindi nel momento in cui cambiano sai che ti mancheranno, anche se non le rivuoi indietro. Comunque questo non implica il fatto che non ne senti la mancanza, cioè puoi sentire la mancanza di qualcosa e non rivolerla indietro. Come stiamo parlando di cani, quindi così non urtiamo la sensibilità delle persone. Anche qualcosa che non rivuoi indietro può provocarti nostalgia e senso di mancanza. Ecco, io credo che questo sia umano. Oh, guarda! Arriva il treno. Dallo treno! Il fatto che non posso dormire perché devo ancora preparare la cena per stasera, il pranzo per domani e anche la merenda per domani, che domani devo andare in ospedale, starò fuori fino a pomeriggio inoltrato, quindi mi porto i pasti e devo preparare anche quello per stasera e quindi devo cucinare. Dormirei adesso, mi addormenterei adesso e mi sveglierei domani mattina. No Manuela. Ora ci prepariamo del riso con quello che c'è in freezer. In realtà la prima cosa che devo fare prima di preparare la cena è la lavatrice, perché mi sono portata le cose da lavare a casa, perché poi non voglio tornare lì ad averle ancora sporche che le devo lavare
e avevo delle cose da lavare anche qui e gli asciugamani, quindi prima faccio la lavatrice così nel frattempo la roba asciuga io me la posso riportare giù e poi dopo pensiamo alla cena. Fatto. Avevo lasciato un po' di casino qui, però in realtà ho buttato tutta l'immondizia, perché quando vai fuori casa per diversi giorni la cosa che devi fare è ricordarti di fare e buttare l'immondizia, sennò quando torni trovi la vita che ha ripreso vita al posto dell'immondizia. Quindi vabbè, cerchiamo di capire che cosa preparare per stasera e per domani a pranzo e la merenda anche di domani a mattina. Quindi da lungi. Ah, la merenda ce l'ho, perché l'altra volta me l'ero preparata ma non me l'ero portata, quindi la merenda ce l'ho. Vediamo se riusciamo. La verdura. Ho quattro fuochi, quindi mi organizzo così, metto contemporaneamente due padelle sul fuoco, poi ci metto l'aglio, gli aromi, quello che ci volete mettere voi, cioè io, quello che ci voglio mettere io, poi l'olio, contemporaneamente, poi divido le verdure, c'è un pacco di funghi in genere mi fa due pasti, quindi cerco di dividerle equamente in questo caso tra la cena e il pranzo di domani mattina. E poi la carne, nella seconda padella metto, cioè se cucino prima la carne metto prima la carne e i funghi, sennò poi la carne viene lessa, quindi prima rosolo la carne e poi ci aggiungo, vabbè, ma che vi devo spiegare, sapete cucinare meglio di me sicuro, vabbè, comunque, è un po' così. Sale, perché sale è fondamentale. Chiaramente abbiamo anche altri due fuochi, no? Quindi... in questi due fuochi ci mettiamo l'acqua a bollire e il riso. Tutto pesato sistematicamente, minuziosamente al millimetro. Oh, vabbè. Sì, parleremo delle mie indicazioni dietetiche. Sono seguita da un nutrizionista, non vi preoccupate. Tutto non me lo sono inventato io. Sono solo molto, molto, molto precisa. E nel frattempo in tutte e due le pentoline c'è l'acqua che bolle in cui ci andrà il riso e poi quando il riso sarà pronto andrà mischiato Sono stanca, cioè capisco, proprio stanca. Sale nell'acqua, mi raccomando, attenzione, sale nell'acqua. Questa è la mia tecnica, adesso bisogna solo aspettare che cucini e poi abbiamo contemporaneamente preparato la cena di stasera e il pranzo di domani. Sto mettendo la busta nuova. È una strategia collaudata, se volete vi faccio un video apposito. Io ho solo strategie, anche se non sapevo di essere autistica, la mia vita va avanti a strategie. Il mio cervello funziona per sistemi, sistemizza. Ok, noi qui siamo praticamente pronti. Quello che sentite è un audio descrizione offerto dal servizio accessibilità quando me ne ricordo. Sto mischiando il riso con le verdure e la carne e adesso sto stendendo. Sono molto stanca ma non si nota perché sono in time lapse. E poi c'è il mare e quella parte della mia casa che dà verso il tramonto. Ci sono io che mi strucco, che mi addormento mentre mi strucco e che ceno, faccio una doccia,
mi metto un pigiama, che in questo caso non è un pigiama ma una camicia da notte, e finalmente vado a letto col mio Kindle. Buondì buondì, è successa questa cosa che ieri notte ero così stanca che non riuscivo a prendere sonno e poi mi sono addormentata, ho fatto un sogno stranissimo, agitatissimo, stamattina è suonata la sveglia e io l'ho spenta e mi sono riaddormentata. Quindi è tardissimo, sto aspettando il treno per arrivare in città, è tardissimo e non so se riuscirò a fare tutto quello che dovevo fare oggi. Molto bene. Treno per prossima fermata Marconi, treno per Rebibbia. Ok, mi hanno messo l'ago, che vuol dire che mi faranno almeno una trasfusione, cioè una sacca sicuramente, probabilmente non due perché non c'è sangue, molto bene, però quindi dovrei fare in tempo a fare tutto, perché faccio meno di quello che devo fare. Allora devo andare a farmi rifare il piano terapeutico dei farmaci e andare in farmacia a prendere i farmaci. Dopodiché perdere tempo fino a mezzogiorno e tornare a mezzogiorno per fare una sacca di sangue. Cioè non voglio neanche dirlo, due, forse una. Non è praticamente sicuro che sia una. Perché così è più facile organizzarsi la vita. Donate il sangue, via, su. Cioè, che state a fare? Tutti in vacanza adesso? E comunque se siete in vacanza, non sarete qualcuno che è in vacanza a Roma, venite a Roma in vacanza e donate il sangue a Roma, no? L'aereo. Comunque io non credo che ci sia un posto in cui questo problema non esiste. Cioè ieri ho visto il post dell'associazione talassemici di Brescia e hanno lo stesso problema. Ora smetto di parlare perché c'è veramente troppo casino e non so che cosa state sentendo, forse niente. Sono andata a pagare il ticket e la signora del ticket mi sorrideva, mi ha fatto l'occhiolino. Non capi, forse le piaccio. Forse l'ho letto una cosa che gli ha fatto tenerezza. Io non le capisco mai queste robe. Siamo in ospedale, quindi gli elicotteri dovrebbero essere gli elicotteri dell'ospedale. Non è un buon segno, comunque. Vorrei precisare, nel caso ce ne fosse bisogno, che preferisco quando mi sorridono e mi fanno l'occhiolino piuttosto che quando sono scorbutici e arrabbiati per i fatti loro. Non sono io che devo indagare le motivazioni del tuo sorriso, a meno che tu non ci tenga a farmelo sapere, ma intanto se mi sorridi e sei gentile io sono più felice. Preferisco. Grazie. Per il resto ho pagato il ticket non per il piano terapeutico, chiaramente, ma perché mi hanno prenotato anche la visita con lo specialista, che è un sacco di tempo che non vedo da prima del Covid, quindi era il caso di rivederci. Rivediamoci. Ora vado in farmacia e ritiro i farmaci e poi vacanza fino a mezzogiorno, che sono le 11, quindi non moltissima. Bene, farmaci ritirati e ora aspettiamo mezzogiorno che arrivi il sangue. Aspettiamo, contemplando l'universo. Breve intermezzo di me che faccio la trasfusione, cioè c'è niente da descrivere, sto seduta a fare la trasfusione. Vengino signore e signori, presentati. Ciao, sono Claudia.
questa voce era Claudia l'infermiera che voleva partecipare. Bene, andiamo a casa. Ho appena girato il video sul masking per IGTV, sono stanchissima, cioè adesso lo devo editare e pubblicare e credo ci metterò più di mezz'ora perché sono così stanca che nonostante sapessi quello che volevo dire, devo fare 800 tagli. E nel frattempo mi è arrivato anche un bellissimo messaggio dalla mia agente, dalla mia agenzia, per cui devo fare anche un videotape in cui faccio l'insegnante e spiego Verga, quindi poco fa mi sono andata a leggere il Verismo e Verga, non è che mi stia così tanto simpatico, ma devo fare la lezione su Verga, prima monto il video, poi vediamo, ho tempo fino a domani mattina a mandare il self tape. Salve, io sono ancora su questa poltrona e sono le 10 di sera. Ho appena finito di girare, montare e pubblicare il video per IGTV, è martedì e io martedì pubblico un video per IGTV. Seguitemi su Instagram perché è una delle cose a cui tengo di più e se ho fatto tutta questa fatica è perché veramente ci tengo tantissimo. È una delle cose a cui tengo di più al momento e non farlo mi sarebbe costato molto di più che farlo, nonostante la fatica fisica e mentale. Non farlo, il prezzo per non farlo sarebbe stato troppo alto, forse non avrei dormito. Invece ora sono molto a posto con me stessa, sto morendo di fame. Ho ordinato Burger King per cena perché sono sicura con la fame che ho poi tra l'altro che digerirò anche il Burger King, perché le cose che mi fanno male ormai che il mio stomaco è di nuovo abbastanza a posto, se le mangio una volta ogni tantissimo non mi succede niente. L'ultima volta che ho mangiato Burger King è forse la prima puntata del podcast, quindi insomma, è passato del tempo e niente, aspetto, ho fame, molta molta fame, famissima. Non ditelo al mio stomaco quello che sto facendo. Ma non tantissimo, per prendere il treno e tornare in Campania. Stamattina ho filmato pochissimo perché avevo paura di perdere il treno ed ero in ritardo. Tecnicamente avrei dovuto girare un self tape che non ho fatto in tempo a fare, quindi adesso vediamo se lo vogliono, anche se glielo mando stasera o se posso fregarmene. Molto interessata, però va bene, pronti, si torna giù.